Buonasera, bentrovati cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita, ben arrivati nuovamente nel salotto di Anna. E questa sera è un appuntamento, abbiamo un salotto, un ospite eh, molto particolare. Ehm, è una persona che io cioè estimo molto come collega, ehm, un'ottima ricercatrice nell'ambito eh, della comunicazione ed è Enrica Perucchietti, che tanto di tanti di voi già conosceranno. Ha scritto parecchi libri, eh, parecchi saggi. Eccola qui, ben arrivata, cara Enrica, ben Ciao. arrivata per la prima volta su Focus 3.0, il mistero della vita. <ride> Felici di ospitarti anche a nome di Enrico Valentini che è il fondatore di questo gruppo. e Grazie ai nostri amici che vedo che stanno già. Eh, arrivando sia su facebook che su youtube e dicevo ai nostri amici che eh, è un salotto e cui io sono molto felice di averti come ospite come collega e stimando molto anche il lavoro che tu fai nell'ambito della comunicazione quindi della ricerca cioè tutti i tuoi testi eh, sono frutto di un grande lavoro molto raffinato anche come analisi e, e quindi ehm, quando si ha la possibilità di incontrarsi con le persone che amano affrontare insomma questa eh, realtà della comunicazione lo fanno in un modo anche eh, molto genuino nel senso di essere un po' scevri da tutta una serie di condizionamenti che noi sappiamo molto bene insomma ecco con una onestà ecco di analisi e questo è già veramente è, un grande, è una grande fortuna ecco una grande opportunità quindi grazie veramente tanto Enrica per aver accettato ecco grazie questo a te, grazie a te per l'invito e per l'ospitalità grazie a tutti grazie anche ad Enrico Ecco, eh, allora io vedo che insomma siamo già mh, abbastanza di, di cose, ne abbiamo tante eh, tante da dire questa sera, perché eh, il titolo del, del salotto è appunto è se. È, è ed è una cosa che insomma preoccupa un po' tanti, ed è proprio quella che è l'identità umana, di quello che sta succedendo, all'identità umana. Quindi dobbiamo mettere un po' l'uomo al centro e quindi vedere anche tutto quello che avviene attraverso l'informazione, la disinformazione, le manipolazioni. Insomma, dobbiamo fare un po' un percorso: direi di andare un po' per gradi eh, didatticamente ecco, per, la, per la mente secondo me è importante riuscire a fare i passi uno dopo l'altro iniziare quindi dal primo gradino cioè tu hai fatto un, direi che c'è un libro che è molto interessante eh, cioè tu hai scritto molti libri invito poi i nostri amici eh, leggete nel sottopancia scorrevole eh, eh, l'indirizzo web di Enrica quindi basta che andiate sul, sul sito e quindi lì troverete poi anche tutti i libri che lei ha scritto. Vi consiglio di, di leggerli perché eh, se noi quando studiavamo comunicazione, insomma, avevamo i nostri testi no? eh, di riferimento da, da Chomsky in giù, in su, come vogliamo, poi noi qua a Torino, non lo so, insomma, io mi ricordo quando studiavo comunicazione di massa all'università con Peppino Ortoleva, no? eh, eh, come, insomma... Ci sono tanti percorsi che si possono fare no? come letture con ecco, nell'ambito di quello che è un approccio alla conoscenza di quelli che possono essere i sistemi di, di comunicazione, di gestione delle masse. Ecco, quindi insomma, tu hai fatto questo primo. Io inizierei a mostrare ai nostri amici un libro. Che secondo me è un libro da cui voi potreste proprio ecco, partire: che è proprio la fabbrica della, della manipolazione. Intanto vi saluto, vi ringrazio perché vedo che siamo già in tanti. Quindi la fabbrica della manipolazione: come è di, è dipendersi dal condizionamento mentale. Beh ecco, allora adesso lascerei parlare te perché eh, sicuramente hai fatto un tuo percorso. Um, una tua scaletta di contenuti che sono quelli che ci permettono di fare un'analisi in modo costruttivo. Sì, questa è un po' la summa del, del mio lavoro del, degli ultimi anni riguardanti la, riguardante la, la manipolazione, la seconda edizione aggiornata e ampliata del libro che avevamo scritto un, po', un bel po' di anni fa con, con Gianluca Marletta e che abbiamo deciso poi di ripubblicare in questa versione praticamente riscritta, eh, soprattutto alla luce di quanto accaduto negli ultimi due anni e mezzo, eh, quindi eh, anche consapevoli di come eh, tutto ciò che è accaduto durante la pandemia ha testimoniato e ha confermato quello che già spiegavamo nel, nell'edizione precedente, perché eh, abbiamo Uh, visto concretamente esercitare dal potere anche dal, insomma, dal governo italiano tutta una serie di tecniche di ingegneria sociale volte a comprimere le libertà uh, individuali e a in qualche modo ad aprire pensiamo con l'adozione del certificato verde la strada spianare la strada a un sistema di credito sociale o comunque a un sistema sempre più massiccio nel controllo eh, sociale e nella sorveglianza tecnologica. E in questo libro eh, analizziamo innanzitutto la manipolazione dolce eh, di cui si parla. Uh, troppo poco, soprattutto nel eh, nostro paese. Spieghiamola questa manipolazione dolce, qual è, perché eh, una cosa che sicuramente anche tu avrai visto è che eh, per chi studia questi argomenti cioè, è facile leggere no, le tecniche, e i vari eh, passaggi, ecco, ma per chi non conosce ed è ignaro, ovviamente si ritrova in un processo di manipolazione a eh, torto-collo ecco, senza esserne consapevoli. Quindi, infatti... l'ignoranza eh, eh. rende schiavo. La conoscenza rende liberi. Siamo Bravissima, sempre. infatti, in qualche modo è proprio l'obiettivo, soprattutto l'obiettivo che mi sono sempre data in tutto il, il lavoro che ho fatto non è quello di imporre una verità o dei dogmi, ma anzi andare a scardinarli e invitare le persone, chi mi segue, i lettori in questo caso a eh, esercitare la propria coscienza critica, a sviluppare il qua c'è un sabotaggio intanto in <ride> bellissimo. Eh, come si chiama? Già? il tuo bellissimo gatto. Babu Babu ecco <ride> di volta. A proposito c'è anche alla mattina quando tu fai la resegna eh, c'è anche Babu sì a proposito di manipolazione ecco per capire la manipolazione dovremmo insomma basterebbe studiare eh, il comportamento felino e insomma per chi ha dei gatti lo, lo saprà benissimo. Eh, quello che dicevo prima è appunto che eh, quello che ho sempre voluto e so che questo è un punto, uno dei tanti che abbiamo in comune no? con, mm -hmm. con te Anna, sì, è quello sì. di spingere le persone a ragionare con la propria sì. testa sì. e esercitare il dubbio, ma un dubbio sano che non deve diventare eh, paranoia, ma porsi delle domande, interrogarsi, quindi smettere di avere quel atteggiamento passivo, acritico con cui ci si beve tutto okay. quello che, che ti dicono dalla televisione, la radio, quello che leggi su, sui giornali e che arrivano magari anche in porti sulla base del principio di autorità. E quello... Che in qualche modo funziona in maniera assolutamente efficace eh, oltre alla propaganda, è proprio la manipolazione dolce, che è quella modalità di penetrare nell'immaginario delle masse, quindi nella coscienza, nella mente delle persone, plasmandone appunto la, la mente, l'immaginario, riprogrammandolo addirittura, lasciando agli individui l'illusione di essere liberi, mm -hmm. mentre invece i loro pensieri, le loro abitudini, quindi poi le loro azioni sono state in qualche modo letteralmente plasmate, riprogrammate, eterodirette eh, dal, dall'alto. Però non bisogna farlo in maniera eh, troppo violenta o troppo eh, sadica alla Orwell, perché questo funziona sul breve periodo. Quindi la e, spieghiamo è... ai nostri amici che cosa vuol dire alla Orwell, perché magari c'è chi non sa chi è che sia Orwell, che cosa ha scritto, ecco. Eh, quella che è stata la sua visione, insomma. Come descrivere? Chiaro, la, la, allora diciamo che nelle distopie, quindi nei capolavori distopici eh, più famosi del Novecento, abbiamo i due modelli. Uno è quello del mondo nuovo di Aldous Huxley, dove viene proprio descritto un modello di dittatura dolce, per cui gli individui sono stati talmente tanto manipolati addirittura prima della nascita, perché eh, vengono programmate le nuove generazioni eh, in vitro, in provetta, suddivisi caste e nascono all'interno di uteri artificiali perché non esiste più la famiglia e, e tutto il percorso a partire appunto dalla più tenera età è una visione pro, proiettata nel futuro ecco che però ha già dei suoi prodromi ecco assolutamente poi, sì poi magari li vediamo più più avanti e tutta questa opera di, di, di manipolazione parte Ah, si è bloccata non so se anche per voi si è bloccata eh, non so se voi datemi per favore un segnale se anche voi vedete enrico bloccata o se sono solo io che vedo questo si è bloccato è vero, sì, anche per noi. Perfetto. Allora, chiamiamo un attimo Enrica perché forse non so se lei ne è consapevole. Eh, adesso la chiamo. Così almeno ecco, sta rientrando. Vedo che è uscita. Io ho anche già spiegato. Se capita, si sì, si sì, bloccata. Va bene, sta rientrando sicuramente perché glielo ho detto che se succedeva uh, questo, di, di rientrare. Mm. Eh, ecco, quello sì che stava dicendo appunto Enrica è molto interessante, bisogna capire ecco, è che, quali sono ecco, i meccanismi con i quali si esercita un controllo uh, sulla massa eh, e quindi eh, eh, sulle, sulle persone. Lei stava giustamente spiegando questo principio di un... Sì, grazie. Vedo anche voi mi dite che è bloccato, ma ehm, devo solamente eh, provare un attimo a sentire Enrica. Eccoci, Enrica, ci sei, va bene. Aspetta che ti riporto di nuovo su. Eh, ti sei... Arriva, ecco. Enrica, eh, ti sei bloccata mentre stavi spiegando appunto il meccanismo dolce del condizionamento? E dicevo che a fianco a questo meccanismo uh, dolce che cerca di distrarre le, le, le persone saturandole attraverso uh, appunto delle distrazioni, attraverso il, il piacere, attraverso il sesso c'è invece poi uh, la, la prospettiva molto diversa più cupa, più sadica del uh, totalitarismo immaginato da Orwell, dove invece viene messo in campo dal, dal grande fratello la coercizione, la violenza la, un, diciamo, un controllo totale sul, sul, sull'individuo attraverso la paura, la solitudine, eh, la disgregazione del, dei rapporti eh, sociali, attraverso la psicopolizia, lo psicoreato e il lavoro di eh, quattro diversi ministeri, tra cui c'è il Ministero della Verità si occupa di alterare, mistificare, falsificare il presente ma anche il, il passato quindi tutte le opere eh, storiche di letteratura eh, la, di, di, di propaganda per poter avere diciamo il pieno controllo del presente e automaticamente anche del, del futuro, futuro. Così come c'è poi anche il Ministero dell'Amore no, no, con la no, sua solerte no, psicopolizia no, che, che si no. occupa di perseguire e di perseguitare eh, tutti coloro che si macchinano al cosiddetto psicoreato, no? E quindi che deviano dal pensiero ortodosso del, del Grande Fratello. Questo tipo di, diciamo, di sistema, che è più consono ai totalitarismi, anche garibbi. quelli che abbiamo conosciuto del, insomma, del, del Novecento, certo. esatto. mm. e, diciamo, uh, è più difficile da sostenere nel tempo perché laddove vi è la violenza visiva. Uh, visibile, identificabile, dove vi è una coercizione così, così chiara, è anche più facile che poi si generino uh, delle, diciamo, delle sacche di, di, di protesta, una quinta, una, una quinta colonna. Certo. Esatto, uh, mentre invece quella di Axley è ancora più uh, sottile, più sottile, più subdola, e quindi è più difficile in qualche modo. Da uh, identificare da, da, e da contrapporsi no, a, a questo certo. tipo di, di, di manipolazione. E quindi nel libro noi parliamo ampiamente proprio della manipolazione dolce per far capire anche in maniera appunto semplice e divulgativa alle, alle persone e ai, ai lettori come può essere efficace nel plasmare, nel riprogrammare la mente, anche perché non avviene soltanto attraverso la propaganda o attraverso i mezzi di in informazione, ma anche eh, tramite, per esempio, lo spettacolo, tramite il cosiddetto infotainment, l'intrattenimento e quindi pensiamo, per esempio, a Netflix o a tutte quelle eh, piattaforme in streaming dove... Ai contenuti come serie TV o a film, o comunque all'interno di questi contenuti, volutamente si inseriscono dei messaggi specifici, specifici volti a far passare appunto una linea, una visione molto chiara, in linea poi alla e, fine col pensiero. E lì si costruisce molto perché tutto quello che eh, riguarda eh, l'aspetto emozionale, quindi le, i vissuti attraverso queste, questi. Tipo come dicevi tu prima, Netflix, così dove le persone seguono eh, le varie fiction eh, no? e, e, e quel vissuto lì che è emozionale significa eh, costruire nell'immaginario collettivo, e individuale e collettivo. Ecco, quindi si, sta, si, si manipola molto. Ecco, si inizia già no, insomma, a manipolare. Io ti direi che si manipola ancora meglio. Ancora... Sai perché? Perché comunque si utilizza il registro emotivo sì. e quindi okay. attraverso proprio la tecnica dell'empatia tu crei da un lato un cortocircuito logico perché riesce a bypassare le difese razionali, okay. a penetrare in maniera... Uh, più subitanea, più veloce nell'inconscio. E poi dall'altro, perché quando, per esempio, guardiamo un film o una serie TV, siamo rilassati, sei a letto, sei sul divano, sei comunque in un momento di uh, rilassamento e quindi abbassi le tue difese. E determinati messaggi che possono essere stati inseriti volutamente per, uh, a livello comunque anche uh, prop propagandistico riescono a penetrare appunto con maggiore efficacia proprio perché non sei davanti al telegiornale o da, davanti a, per esempio, una tribuna politica o un talk show dove comunque quella forma di, di diciamo di difesa razionale eh, rimane, no? Eh, guardando un contenuto di intrattenimento, sei rilassato e quindi determinati messaggi passano in maniera anche inconscia. Certo, voglio dire, eh, certo, se siamo con le, le, le onde cerebrali, le onde beta, tutto molto più. Eh, ma abbiamo bisogno di onde lente perché non si entra nell'inconscio. E quindi, quelle emozionali sono quelle che ci permettono, no? sappiamo anche che questi sono i meccanismi della pubblicità. Ecco, tanto per intenderci, no? no? ecco così. È. E quindi ehm, per riprendere cioè, il nostro discorso, in questo libro, quindi Nella fabbrica della manipolazione, eh, avete ripercorso un po' le varie fasi di condizionamento. Ecco, da quello dolce, come dicevi tu, che si inizia appunto con una manipolazione dolce, che è così molto sotto, non così evidente, tanto da potersene accorgere. Ma poi si passa anche a delle. In questo modo si, si, si costruisce il terreno ecco, no? per poter continuare poi, no? perché le persone hanno già una sua fazione, un'abitudine a esattamente. E poi mostriamo anche quali sono le maggiori tecniche. Di manipolazione di in ingegneria sociale che vengono utilizzate. Tu prima giustamente citavi Chomsky, a no. parte le dieci regole, il, il decalogo Chomsky, ce ne sono. E eh, ve le raccontiamo ai nostri amici, perché sono quelle che noi abbiamo visto anche un po' usare con questo periodo. No? <ride> sì, in questo periodo ne abbiamo viste tante, anche fuori dal decalogo Chomsky, in particolare. Questo guarda lo ripeto da praticamente da tre anni a questa parte: la teoria dello shock. Cioè la paura come mezzo di controllo, perché nel momento in cui si utilizza o si strumentalizza comunque una, una crisi o la si induce eh, generando paura, shock nell'opinione pubblica, si disorienta l'opinione pubblica, si eh, può manipolare e strumentalizzare questo shock, più va avanti l'utilizzo del registro di nuovo emotivo della paura, più si può fare in modo che le persone disorientate che hanno perso la bussola, eh, avendo bisogno di una guida, eh, si affidino a criticamente a chi identificano con, con l'autorità e quindi arrivano anche ad accettare delle regole, dei provvedimenti impopolari che sarebbero stati totalmente inaccettabili no? in una situazione eh, normale di, di, di clima sereno. E quindi negli ultimi tre anni, pensiamo per esempio a obblighi vaccinali o Green Pass, così come all'indomani dell'11 settembre e degli attentati delle lettere all'antrace cioè venne introdotto il patrotact americano con limitazione alle libertà e, e alla privacy le dinamiche sono, sono simili cioè mm. si presenta una crisi la si alimenta, la si strumentalizza, si cerca di Terrorizzare ancora di più l'opinione pubblica in modo che poi questa arrivi ad accettare qualunque scelta venga proposta pur di tornare a sentirsi serena e, e sicura. Quindi questa è una delle, insomma, delle, delle tecniche più, più, uh, più chiare, più, più usate. Uh, Un'altra tecnica fondamentale è quella della la teoria della gradualità, che Chomsky ha, riba ha ribattezzato la teoria della rana bollita. Esatto, che conosciamo anche. Anche per esempio, come nella versione della finestra di Overton, che insegna che per eh, manipolare e condizionare. Uh, le masse bisogna farlo però gradualmente, per gradi, cioè una dose omeopatiche. Perché a chi viene manipolato deve sfuggire la percezione di essere sottoposto a una fase, a un'operazione di condizionamento. Perché altrimenti, se se ne accorgesse, ovviamente eh, si difenderebbe da, da, da questo processo di, di, di condizionamento. E quindi deve essere invece applicato per, per gradi. C'è il De timpera, che anche questo è fuori dal decalogo Chomsky, ma che è una delle tecniche veramente millenarie, no? eh, che utilizzate già nella. Eh, è vero, è il ed detto esatto, tutto esatto. Che insegna proprio a, diciamo, a dividere. Letteralmente l'opinione pubblica eh, negli ultimi anni, negli ultimi decenni, eh, si è fatto cosa? Si è cercato di eh, generare sì, un po' sulla vero. falsariga delle fazioni calcistiche, di creare volutamente delle divisioni nei tessuti sociali. Per fare in modo che poi uh, le varie divisioni, le, le, le parti divise si facessero la, la guerra tra, tra di loro, no? mentre invece poi... Non eh, solo, eh, eh, perché eh, se poi fossero state unite sarebbero stati un problema, sarebbero state una forza eh, in opposizione a, a un progetto. Mm. Esattamente, proprio così, perché così riesce a depotenziare. Eh, coloro verso, eh, verso cui eserciti no? questa, questa forma di condizionamento e di, di controllo. E anche qua fai in modo di creare delle fratture sociali, addirittura arrivando a generare dei conflitti sociali orizzontali, eh, senza che le persone se ne, se ne accorgano, però così le, le, le depotenzi. Vi è la teoria per esempio della la tecnica della distrazione, e già prima parlando anche di, di, di Huxley e della, della dittatura dolce, ossia il tenere costantemente distratte le persone, eh, il deviare. L'attenzione del pubblico, ma anche dei giornalisti, quindi anche della stampa, eh, da notizie che potrebbero essere, da, da, da situazioni insomma importanti che dovrebbero essere impellenti, ma che potrebbero creare anche, eh, diciamo, una, un problema al, al sistema, deviarlo verso invece magari indiscrezioni, gossip, finti scandali, eccetera, in modo che anche qua non si focalizzi l'attenzione su. su Uh, su ciò che invece è più, più importante. Uh, la tecnica dell'empatia a cui accennavo prima è importantissima, la vediamo utilizzare uh, moltissimo, soprattutto in guerra, uh, a livello di propaganda bellica. Uh, cioè, come dicevo prima. Far leva sul registro emotivo per creare questo blackout, questo cortocircuito a livello razionale, far passare dei messaggi a livello inconscio. E si utilizzano soprattutto eh, fotografie o video, eh, filmati o comunque notizie legate alle persone più indifese oppure agli animali, alle persone in categorie più fragili per creare magari sdegno nell'opinione pubblica e far passare appunto, un, un certo tipo di, di, di messaggio. Insomma, ci sono eh, tante, tantissime tecniche che, però, rientrando nell'ingegneria sociale, nel momento in cui vengono applicate, eh, ottengono poi un risultato appunto scientifico, scientifico eh, come qualunque teoria so sociologica. Interessante il termine ingegneria sociale, ecco, che potrebbe anche un po' scuotere, però effettivamente si tratta di eh, mettere insieme dei processi che devono creare degli effetti. No? E quindi cioè, un ingegnere no. cosa fa? Progetta, fa i calcoli, insomma la cosa deve reggere. Ecco, no? E quindi si costruisce, si creano delle architetture eh, affinché si possa realizzare no? ecco, un, un progetto. Eh. E in, in, questa, in questa analisi quindi di quello che può essere mh, il processo di condizionamento delle masse, noi abbiamo un titolo no? dell'identità. E no? a rischio e a rischio può essere a rischio per questi aspetti, può essere a rischio anche per altri aspetti di proprio di trasformazione. Io c'è un libro che a me piace molto, che tu hai scritto, l'ho anche usato una volta eh, ho anche iniziato il mio anno accademico l'UNI 3 nel corso di psicologia dove insegno da 22 anni. E, ho proprio iniziato quel corso con una lezione, adesso facciamo, lo facciamo vedere, faccio scendere solo, eh, eccolo qua, che mi piace moltissimo eh, questo libro perché è, è veramente molto lungimirante, cioè, quando tu l'hai scritto era già qualche anno fa, No, eh, cyberuomo eh, mi aveva molto colpito perché insomma riprendeva anche già alcune anticipazioni che avevamo visto noi come giornalisti in, in alcune realtà di formazione, quindi dall'intelligenza artificiale al, al libro uomo macchina. Ecco, nell'evoluzione dell'uomo ci sta anche no? un, un progetto, una visione eh, che, diciamo, cioè, eh, spoglia l'uomo di quelle che sono. No? Le, le sue caratteristiche. Io sostengo sempre, i nostri amici lo sanno, perché ricordo sempre che dobbiamo difendere la nostra umanitudine. Siamo l'ultimo baluardo che può fare questo. Non lo potranno fare quelli che arrivano dopo di noi che non conoscono il valore no? eh, dei valori eh, dell'umanitudine. Ecco. Quindi, in questo cyber uomo tu pro, eh, Racconti anche i fatti, quindi le ricerche, le cose che vengono fatte nei, nei laboratori, insomma. No? In e tutti questi esperimenti che poi fanno insomma, capo alla visione del transumanesimo e del postumanesimo. Hanno proprio l'obiettivo comune di distruggere l'identità umana come, come anticipavi, cioè di riprogrammare l'essere umano arrivando addirittura a ibridarlo con le macchine, a renderlo una specie di marionetta cibernetica, perché l'idea alla base che sarebbe quella di. Potenziare, di far evolvere consapevolmente eh, l'essere umano eh, vuole, intende aggirare, addirittura abbattere, contrastare la natura, le leggi biologiche eh, umane. Ma intende anche appiattire la visione del, dell'uomo a una visione totalmente scientista, meccanicistica, perché il transumanesimo vede. L'essere umano come se fosse praticamente un dispositivo tecnologico che può è... spieghiamo che cosa si intende per transumanesimo. Anche io scusa, ogni tanto ti fermo Enrica, perché mi, ah, la mia preoccupazione è che tutti i nostri certo. amici capiscano di che cosa stiamo parlando, perché il transumanesimo è una, una realtà che è già in atto ed è una, un termine di cui noi abbiamo già sentito parlare tante volte, ecco, però lascio parlare te di questo. Il transumanesimo è un movimento culturale che, al di là delle sue diverse correnti, aspira proprio a eh, potenziare, far evolvere l'essere umano indipendentemente dalla natura e dalle sue catene biologiche, arrivando, come dicevo, anche a esperimenti e a ricerche che mirano a ibridarlo con le macchine, con l'intelligenza artificiale. Pensiamo, per esempio, all'esempio... Classico che io faccio spesso perché è notissimo il suo promotore, Elon Musk, al chip di Neuralink, al chip neurale su cui Musk sta lavorando dal uh, 2016-2017 con questa uh, startup che è diventata insomma famosissima dove intende appunto uh, brevettare anche per l'utilizzo umano questo chip da inserire nella, nella mente umana per poter letteralmente collegare eh, l'uomo con le macchine ibridarlo e quindi potenziare la mente dell'uomo eh, scaricando informazioni anche dal, dall'intelligenza artificiale togliendo tutta quella che è l'autonomia eh, e l'unicità no, dell'essere umano perché tu sei in connessione con degli altri sistemi esterni al tuo corpo ecco quindi un microchip dentro Significa connessione con altre realtà? Sì, perché alla fine eh, quando io parlo di visione scientista e meccanicistica è proprio questa, cioè il fatto di ridurre l'essere umano a, ehm, a, una, a un dispositivo tecnologico come se fosse un dispositivo normalissimo, banale di quelli che noi utilizziamo. Eh, quotidianamente che puoi aggiornare, che puoi formattare, che puoi riprogrammare. Questo vuol dire appiattire totalmente la visione dell'essere umano a macchina e quindi andare anche a eliminare eh, la, qualunque tipo di visione spirituale si possa avere. Non a caso il transumanesimo e il postumanesimo ehm, intendono. Eh, appiattiscono l'anima a coscienza cioè per loro non esiste l'anima l'anima è la coscienza la coscienza eh, non è neanche un qualcosa eh, di, 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 diciamo, di metafisico non, è, non ha niente di... di spirituale, eh, niente di, di tutto questo assolutamente no anzi viene, eh, diciamo... Si identifica con la mente e la mente a sua volta col processo di, di, di sinapsi, con al massimo con la memoria. Il processo di sinapsi e basta. E quindi si apre con questo tipo di visione, no? così anche secca, spartana, totalmente ridotta. Si apre la strada a tutti quei. Quelle ricerche che quando le racconti sembrano fantascienza, certo. perché sembrano sgusciate fuori da un romanzo, da un racconto di Filippo Dico, di Isacasimo, ma in realtà sono assolutamente reali e che portano quindi a delle, delle visioni che sarebbero state inconcepibili no? fino a poco tempo fa, che ancora adesso sono eh, poco note e che però stanno andando avanti con una velocità inaudita e che mirano proprio, qua ritorno alla tua domanda iniziale, a distruggere l'identità umana, perché ci troviamo di fronte a una rivoluzione non solo culturale, ma antropologica, volta a eh, liquefare, a questa liquefazione dell'identità umana, andare a distruggere tutto ciò che noi abbiamo di, di, di identità, addirittura la nostra essenza umana, perché eh, si, si va ad abdicare alla nostra stessa essenza umana nel momento in cui eh, si, si, si vuole arrivare a ibridare eh, l'uomo con le macchine. Sì, eh, c'è un aspetto um, um, su cui io cioè, mi trovo abbastanza sovente a riflettere, non so se per te è così, ma eh, quando noi vediamo quelli che sono eh, gli avanzamenti delle ricerche eh, nell'ambito scientifico, soprattutto anche nell'ambito poi medico, no? dove noi vediamo come cioè, dagli interventi, alle, a quelle che poi potranno essere cioè le, le schede, eh, cioè, cioè la schedatura ecco, del nostro corpo. Ecco. Cioè quella cosa lì a me fa un po' paura. Ecco. Ci sono delle cose dove ci si rende conto che eh, la tecnologia è molto utile e cioè siamo sempre allo stesso punto, bisogna vedere che, che uso se ne fa. No, perché tu puoi uh, fare gli interventi a distanza, non essere presente? No? Tutto quello che noi intanto ci vediamo raccontare nei vari. No, documentari e eh, così scientifici, però poi a quel punto ti chiedi: va bene, ma questa cosa eh, poi resterà così? Cioè che uso ne faranno? Se useranno per questo, potranno fare anche degli altri usi, no? E, e siamo sempre, ripeto, allo stesso discorso, no? È come l'energia atomica, ecco che uso se ne fa uno ne fa ecco adesso eh, se tu ricordi Elon Musk ha presentato no, il suo primo robot <ride> sì, eh, all'inizio dell'anno te lo la ricordi? Paura, la paura roba, di sì, sì. eh, l'ho visto anch'io cioè, eh, però intanto vedi quel discorso che si faceva prima poi la gente incomincia ad abituarsi a, questa, a questo pensiero no? esisteranno esisterà il cameriere, no, che sarà un robot con ecco. Sì, perché anche qua è stata spianata la strada la compagnia degli anziani soli, per esempio. Sì, vabbè, quello è, era capricciante, anche perché mm. si vogliono utilizzare eh, i robot anche eh, illudendo, eh, diciamo, le, le masse che possano provare in qualche modo empatia e quindi andandoli anche a introdurre in quelle relazioni, in, quel, in quei lavori che necessitano di empatia, quindi per esempio l'assistenza agli anziani o, o negli ospedali. Ma qua di nuovo è stata spianata la strada dal cinema, dalle serie tv, perché si è abituata la, la gente a familiarizzare con determinate immagini per esempio i robot da, da, da compagnia e quindi quando poi eh, queste persone vedono nella realtà che effettivamente per esempio Musk ha presentato il suo robot Optimus che ti può per soli 30.000 dollari tagliare e potare sì. le piante in giardino oppure aiutare no, nelle faccende di casa, eh, non viene... È... è una novità e quindi ah, il cinema è qua, Hollywood è sì. qua. Esatto, okay. perché ti viene in mente magari anche quei film che hai visto in cui il robot era alla fine buono, era dotato di coscienza, era un amico e, e tutto il resto, oppure anche quando ti, ti, ti corre il pensiero a invece altre pellicole, per esempio Terminator, Robocop, insomma altre no? più di, di, di genere eh, distopico, in qualche modo però eh, non, non si riescono a cogliere a fare il, i collegamenti, no? È come se la visione. Negativa fosse semplicemente relegata all'immaginazione all e, e alla fantasia, non si riuscisse quindi poi a collegare magari quello che poteva essere un messaggio di denuncia con quello che può concretamente eh, avvenire. Um, il discorso, per esempio, anche di Optimus, è legato a un altro elemento di cui si parla pochissimo, che è la questione dell'automazione. Perché lo stiamo vedendo proprio in questi giorni che si è parlato di eh, licenziamenti, per in esempio. In ambito lavorativo. Certo. In ambito lavorativo, per esempio, 10.000 eh, posti di lavoro, eh, 10.000 licenziamenti in Amazon, licenziamenti in Facebook, licenziamenti in Twitter, eccetera, eccetera. Anche quindi in quelle compagnie legate alle big tech o comunque a grandi multinazionali che di certo non soffrono la crisi ma che vedranno massicciamente un soppiantare posti di lavoro in virtù di eh, algoritmi o, o di robot, che quindi rientra all'interno della, della questione dell'automazione. È già stata una stagione così quando hanno inserito l'inizio proprio nelle catene di montaggio che hanno sostituito gli uomini con i robot, no? nelle catene eh, di montaggio delle auto, per esempio. Esattamente. Il discorso però è che, e qua veramente se ne parliamo invece questo discorso dovrebbe essere portato al cuore dell'opinione pubblica. L'automazione non riguarderà e non sta riguardando soltanto i lavori ripetitivi da catena di montaggio o i lavori pericolosi. Riguarderà, riguarda, riguarderà anche delle mansioni normalissime, anche da colletti bianchi. Quindi banchieri, persino avvocati, montatori, eh, sceneggiatori, ehm, appunto badanti, infermieri, cioè tutta una serie di anche di, di, di lavori, magari non del tutto verranno soppiantati, ma in gran parte determinate mansioni, Altri, altre professioni potranno essere eh, totalmente sostituite da algoritmi o, o da robot. e Quindi anche qua si apre. Una, una pagina eh, molto inquietante che, eh, come, come dicevo, non viene dibattuta, che rientra anche nella, nella questione del grande reset, perché l'automazione, la sostituzione eh, con i robot e algoritmi, l'implementazione dell'intelligenza artificiale sono dei punti dell'agenda globale del grande reset. e Quindi del 2030, del certo. Assolutamente eh, sì. E spieghiamo ai nostri amici l'agenda 2030 per chi non lo sapesse, e, e anche qua è, è legata comunque al, al grande reset, sono delle, delle agende globali che prevedono tutta una serie di punti volti a mutare il volto della nostra, di nuovo, della nostra eh, società. Bene, certo. Uh, accelerando per esempio il processo di globalizzazione, aumentando uh, l'intelligenza artificiale ma anche il controllo, la sorveglianza tecnologica, la sharing economy, reti 5G, 6G e via discorrendo e poi puntando su tutto quello che spiegavo prima che è legato al transumanesimo e al postumanesimo anche con insomma ricerche come l'editing genetico quindi la manipolazione anche del, del DNA, OGM e, e tutto il resto No? Eh, ovviamente, per vendere all'opinione pubblica si deve sempre. Passare attraverso le campagne di sensibilizzazione come è anche stato fatto col grande resetti, quindi spiegare che lo si fa per contrastare il cambiamento climatico oppure per eh, migliorare la condizione di vita di quello e quell'altro perché comunque devi sensibilizzare, non puoi dire questo è il nostro sogno perché eh, vorremmo no, controllarvi meglio, che foste più sorvegliati, che foste anche di meno e, e tutto il resto. Questo che, che dovremmo essere di meno è già stato detto tanto tempo fa, eh, quindi si è già parlato. Adesso poi di ieri, no? Il dato che siamo 8 miliardi. 8 miliardi, 8 miliardi, e quindi con una crescita molto, molto repentina con alcuni paesi che sono in testa, ovviamente. noi siamo un pannellino di coda, ma in testa abbiamo in realtà tipo la Cina, tipo l'India, tipo l'Africa, insomma. E, sì, e, e per fare questo comunque arriviamo poi... Alla nostra categoria, insomma, arriviamo così. No, per, per finire, vorrei finire sì, l'informazione, però vorrei prima cioè, finire ancora cioè l'argomento appunto del cyberuomo, quindi dell'evoluzione eh, della razza umana, quindi del transumanesimo, della trasformazione anche biologica della, della razza umana e quindi poi della, eh, della robotizzazione, tra virgolette, anche eh, della razza umana. Ma questo, cioè, voglio dire, è una cosa che. Eh, è difficile da accettare, però, se noi, noi dobbiamo capire che le cose non succedono dall'oggi al domani e hanno bisogno di un tempo no? per. Eh... Ehm, realizzarsi e, e ci sono dei vari passaggi no? molto lenti, come appunto dicevi tu prima, non devono essere così stravolgenti. Anche se ultimamente invece noi abbiamo avuto una certa accelerazione ecco, rispetto al passato, quindi abbiamo avuto delle svolte piuttosto repentine ecco, con dei mezzi anche abbastanza coercitivi che hanno generato davvero quello che si diceva prima, grandi divisioni, cioè, pensiamo a quello che è successo no? e che, ta, che succede ancora adesso con rispetto alla questione di sieri, non sieri, ecco, e secondo te, cioè rispetto al futuro, quindi la tua visione dell'uomo eh, nel futuro con questi scenari, Vabbè, diciamo che io non ho certo una visione ottimista, ehm, però è pur vero che lo scenario è aperto, nel senso che è ancora aperto eh, perché la possibilità del, dell'uomo, dell'essere dell umano, di opporsi, di limitare, di contrastare eh, non soltanto queste derive, ma proprio questa visione antiumana. Che determinate elite hanno e che stanno portando avanti c'è e concreta, però, proprio come dicevi tu, c'è stata negli ultimi anni una vera e propria accelerazione, mm. quindi, avendo smentito la tecnica della gradualità, sempre più persone hanno iniziato a rendersi conto di essere sottoposte a manipolazione, addirittura a coercizione, quindi c'è stato un, uh, un, un risveglio, diciamo una presa di coscienza e di consapevolezza eh, sempre maggiore nel, nell'ultimo periodo. Eh, se però invece di rimanere frammentati, disgregati e di fare anche terrorismo al contrario, ci si riuscisse a Riunire, a dialogare, a essere appunto più uniti, più solidali, eh, più collaborativi. Secondo me si potrebbe fare molto per invertire questo processo, per contrastarlo, addirittura, insomma, per. Eh, per creare anche un qualcosa di nuovo all'interno della, della stessa società. Però bisogna rimboccarsi le maniche, capire che comunque insomma, manca poco tempo, che la situazione è sicuramente tragica e lo stiamo vivendo proprio in, in questo periodo e assumersi la responsabilità del cambiamento, quindi anche smettere in qualche modo di far combattere solo a un manipolo di, 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 eh, di pochi le guerre per procura. Ma ognuno, ognuno fare la sua parte. Sì, io questo. penso questo che. In una situazione come questa, dove comunque le persone anche si sono disabituate a questo discorso no? del lavorare insieme, di fare le cose insieme, no? di essere uniti, perché non dimentichiamo che, insomma, dopo due anni di separazione, non è che adesso la gente sia, ecco, eh, io penso che proprio per quell'analisi eh, della situazione, se già ognuno di noi cominciasse a fare la sua parte, poi se riesce a fare unione come dici tu cioè anche di fare delle cose dove tanto quanto siamo solamente noi che possiamo essere eh, i difensori della nostra, della nostra identità, non possiamo aspettare no, che siano gli altri, dobbiamo essere noi a preservarlo, se abbiamo sopra di noi dei sistemi che eh, non, non considerano insomma, questo aspetto, ma considerano tutto ciò che funziona alla logica di quel sistema e non alla logica nostra umana, anzi la nostra logica umana viene molto calpestata, ecco, cioè, l'abbiamo visto insomma, in questi eh, ultimi anni, non è che abbiamo visto fare delle cose umane, eh? non abbiamo fatto, fatto le cose umane, non voglio ritornare su, sempre su certi discorsi, però le cose più banali che sono sempre state fatte, se c'è un'epidemia, si curano le persone si aprono i cadaveri per capire cosa c'è e invece le persone non sono state curate e i cadaveri sono stati bruciati. Non sono, fatte. sono le cose più basiche queste, ma quelle di letteratura, eh? non è che ci sia bisogno di farsi tante domande, andare a pensare complottistimi vari. E sono delle analisi, sono delle analisi che comunque vanno fatte. Ora io voglio dire questo, che se le persone secondo me dovrebbero rendersi conto, quindi conoscere questi meccanismi, per rendersi conto di quanto sia importante prendere coscienza di tutto questo e preservare ognuno già in primis prodomo suo già solo così cioè preoccuparci di salvare questa nostra identità, questa nostra umanità la prerogativa dell'essere umano, del sentimento, dell'emozione, della relazione, cioè che non possiamo eh, permettere che venga poi, cioè, magari sarà solo un rallentamento, ma almeno sarà un rallentamento. Come dici tu, io non sono molto ottimista. Io voglio metterci della speranza e dare speranza e, e dire. Facciamolo, facciamolo, no? rendiamoci conto che esistono queste realtà perché, ripeto, essere ignoranti, ignorare che significa ritrovarsi nella condizione in cui gli altri possono fare di noi quello che vogliono. Poi, un bel giorno, per la legge della rana bollita, eh, eh, ci ritroviamo che non si può proprio più fare niente ecco, quando realizziamo che oramai è tutto perso e, non, e siamo oramai fuori gioco. Ecco. Mm. Eh, Ma... Infatti, guarda, leggendo anche mh, un messaggio, stavi parlando di, di ecco, sì. speranza. Eh, il yeah. discorso è eh, che la, la speranza non deve essere indotta attraverso degli slogan eh, superficiali, banali, tipo andrà tutto bene e poi ti rendi conto che invece è, è l'anticamera esattamente del, dell'opposto. Ma per recuperare una, una speranza vera che sia anche attiva. Che porti a un cambiamento concreto della, della società. Bisogna, come dicevi tu, essere coscienti di che cosa hai sotto il naso, di che cosa sta accadendo e di che cosa può accadere nel futuro proprio prossimo. Sì, la, e la, e come, la, come, dice, come dice un nostro amico, amico, adesso non vedo bene, così cioè, dobbiamo pensare che c'è una realtà. Che, Katia, che, che è una realtà della materia, poi abbiamo la realtà, quella spirituale, che è un altro discorso, ma la realtà della materia cioè, è una cosa cui, con cui noi dobbiamo fare i conti, non è che cioè, dobbiamo darci la speranza, dobbiamo cercare di fare ognuno il meglio, no? ecco il meglio, però conoscere queste cose certo che non fa piacere, ma è molto meglio conoscerle che no, rimanere nell'ignoranza proprio per cercare di preservare insomma il più possibile perché sono delle realtà queste non sono delle fantasie no? lo so che è sempre traumatico all'inizio no? è un po' come il discorso della pillola rossa la pillola blu in Matrix no? è, è traumatico all'inizio uscire da eh, diciamo, un sistema di credenze Uh, perché automaticamente vorresti entrare in un'altra scatola, in un altro sistema di credenze? Perché è rassicurante, perché tu esci dalla tua zona di comfort, quindi vivi un trauma e non sai come comportarti perché sei stato in realtà abituato fino a quel momento a seguire. Un, un sistema appunto di credenza, seguire l'autorità, quello che ti diceva di fare o di non fare, un sistema di, di, di regole. Nel momento in cui ti rendi conto eh, che, che, che ci sono delle strutture, che c'è qualcosa che non va, che ci sono appunto anche eh, del, dei processi di, 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 di suggestione, di coercizione, di, di, di condizionamento, allora è lì, secondo me. Che dato che ormai siamo tutti adulti anche se il sistema ci tratta come se fossimo dei bambini proprio per controllarci meglio, proprio da adulti dovremmo diventare i soggetti responsabili e cercare di capire come fare per migliorare le cose e anche per vivere tutti noi meglio perché in realtà non stiamo vivendo bene se questi eh, tre anni in cui addirittura stata, siamo stati convinti della necessità di dover abbracciare una nuova normalità che è una normalità totalmente di nuovo antiumana portata avanti da persone che detestano il genere umano, detestano quello che è anche più più Diciamo più bello, più rappresentativo no? nel bene e nel male dell'essere eh, dell umano e che addirittura vogliono castrare la nostra parte spirituale. No? Quindi per opporci a tutto ciò eh, eh, ovviamente c'è da rimboccarsi le maniche e anche da, da, da combattere, ma combattere per tutto ciò che cioè è normale, eh, per ciò che è importante in questo caso per salvaguardare la verità e per salvaguardare la libertà di tutti, oltre che il, il nostro futuro e il futuro delle prossime generazioni. Sì, sta dicendo Tommaso, dice ah, cioè, il sì. problema è quello, no? hai letto, no? eh, che ha voluto seguire più l'aspetto, l'evoluzione umana, no? dice eh, eh, credo che l'origine di tutti i mali nasca nel momento che l'umanità ha scelto di seguire la via del progresso anziché quella dell'evoluzione, è una bellissima affermazione questo, Bellissimo. progresso e non evoluzione, perché sì. progresso non vuole dire evoluzione. No, ah, Anzi, ti fanno credere che il transumanesimo sia, per esempio, una forma di eh, evoluzione dell'essere umano. Per me è una totale involuzione perché si è creato questo mito del progresso per cui tutto ciò che è ora o che in futuro sarà. Tecnicamente possibile conseguire, deve essere conseguito per forza. E questa è una boiata tremenda, perché eh, a mio dire, invece, bisognerebbe conseguire ciò che eh, fa bene alla collettività, che può essere utile alla collettività. Il resto deve essere in qualche modo. Limitato, eh, altrimenti, nel momento, tra l'altro in cui tu distruggi tutti i limiti, distruggi tutte le identità, generi indifferenziazione, generi il caos, no? Mm. E, e, e non penso che sia quello che, che, che possa diciamo, far bene appunto la, sì. alla collettività. Sì. Io aggiungerei a quello che ha scritto il nostro amico: che ehm, l'evoluzione appunto tecnologica, appunto il progresso, no, non è andata di pari passo con l'evoluzione eh. interiore dell'uomo no? spirituale anche etica, ecco, etica tutta, sì, tanto, eh. e secondo me il grosso problema è, è, è davvero questo una grande sfasatura perché non, non essendoci questo equilibrio non c'è neanche la possibilità di ritrovarsi di fronte a una società che ha delle consapevolezze molto più radicate molto più saldi salde quindi meno attaccabili, meno manipolabili, no? eh, per come invece è, è successo e ecco, di come stanno appunto andando avanti le cose. Ecco. E, e noi abbiamo, tra l'altro, e adesso arriviamo alle dolenti notte, eh, parlare della manipolazione del telefonino e come proteggere i giovani. <ride> Eh, eh, ecco, bisogna parlare, eh sì, certo e, qui, e questo è appunto è un problema. Questo è veramente un grande problema questo perché noi abbiamo davvero cioè, un grande nemico che chi è genitore oggi eh, fa veramente molta fatica perché ha eh, un grande nemico fuori, cioè che mh, è molto più potente di quanto possa essere eh, il rapporto familiare no? laddove poi. Presupendo che ci siano dei genitori disposti a vivere un rapporto con i figli, perché noi abbiamo anche il problema degli adulti che non vogliono assolutamente farsi carico eh, del, del rapporto educativo e demandano tutto proprio al telefonino, ai vari device. No? Eh, Tablet e company insomma. No? È un abuso dei dispositivi tecnologici. Che e tu prima assolutamente concordo assolutamente con quello che dicevi. Che un certo tipo diciamo di evoluzione tecnologica non è andata di pari passo con evoluzione ehm, spirituale, umana, etica. E tra questa c'è tutto ciò ha portato anche a quell'abuso dei dispositivi tecnologici che ha generato anche delle forme compulsive. Per cui tu vedi che già degli adulti di una certa età hanno totalmente disatteso la capacità di poter utilizzare la tecnologia semplicemente come un mezzo ma la, te la tecnologia è finita per uh, diventare una tossicodipendenza non... sì anche assolutamente non a caso certo. uh, ci sono tutti degli studi anche nel campo psicologico sulla dipendenza da internet sulla dipendenza eh, dei comori ne parlavamo qualche giorno certo. fa i comori i bambini, i ragazzi che oramai non vivono più la realtà eh, reale, vivono solo più in quella virtuale. Il problema è che nel frattempo la realtà virtuale, un'altra analisi secondo me da fare, che la realtà virtuale, quindi tutta quella dei telefonini e della rete e tutto così, è diventata una realtà reale. Assolutamente. Piano piano, cioè prima si pensava che fosse... No, eh, adesso abbiamo il metaverso, no, per esempio. No? Cioè, questa... Ma perché una forma è una sostituzione? Allora, una volta magari, sai, negli anni 70 c'erano le droghe, no? c'è stata la rivoluzione eh, psichedelica. Un'altra droga. Un una roba. nuova forma di droga ancora più sottile, più perversa, più strisciante che è quella della realtà virtuale, della realtà digitale. Più Però, pervasiva anche, più assolutamente, pervasiva. Sì, assolutamente sì, perché poi... Uh, ti permette di illuderti di poter essere un avatar, di poterti creare il tuo avatar, di, di, di vivere uh, delle vite eh, parallele, e quindi finisci esattamente come insomma sotto l'uso di sostanze stupefacenti, per uh, allucinazioni, eh, sì, sì. Prigioniero di, 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 di paradisi artificiali che poi diventano dei veri e propri inferni, degli incubi, no? E il problema è se questa modalità, questo transfert, avviene. In età sempre precoce, quindi cronologicamente sempre prima, con i bambini per cui appunto, magari i genitori per cercare di far star bene, eh, stare tranquillo il proprio figlio gli danno già il telefonino, il tablet a due anni, e questi qua iniziano già a pochi anni a essere in qualche modo catturati man mano sempre più dipendenti da questi dispositivi e poi ricordiamoci, io lo ripeto sempre, che la strada per il transumanesimo è lastricata dalla comodità, nel senso che certo. deleghiamo per una questione di comodità sempre più tempo e spazio ai dispositivi tecnologici, dall'Alexa a cui demandiamo di accendere e spegnere le luci, di mettere la musica, al navigatore, a tante altre cose e tra l'altro smettiamo di utilizzare questa che è la nostra certo. testa. Per cui ci sono attività delle mnemonica cioè proprio stiamo perdendo cioè... Già, cioè voglio dire, non so se a scuola insegnano ancora le poesie a memoria, no? A noi, a noi ci davano per punizione, ci davano da fare le, la, la prosa tipo i promessi sposi, mi ricordo. Per punizione ci davano a memoria dei capitoli dei promessi sposi, ecco, non so sì. E in questo anche davvero sempre un, dep un depotenziamento. Ecco, del, un addormentamento di ci scriveva, ci scrive adesso qua, non so se hai visto anche eh, l'uso del. Le, l eliminazione dei, no, sì, devo dire, lo sapete poi... che a Verona c'è sì, lo so che c'è un centro per la disintossicazione dai social. Lo sapevo sì. questo, ecco, e poi eh, ecco l'abolizione delle. Assolutamente le... sì. Infatti, ah, guarda, eh, in sé dedicavo anche proprio un capitolo alla questione dell'abolizione del contante, è un punto sì. cardine di questo processo, ma è un punto cardine nel processo di controllo e di sorveglianza tecnologica, perché nel momento in cui. Si abolisce il, totalmente il contante. Le persone possono essere, per esempio, uh, in, nel, nel momento in cui uno dovesse appartenere all'area del dissenso, protestare, dare fastidio al sistema, può essere cancellato semplicemente con un click perché si può vedere i conti congelati e nel momento in cui il contante è soltanto più digitale che cosa fa? E non è fantascienza perché no, l'hanno super... già fatto, l'hanno già Canada. fatto in, in Canada, l'hanno fatto dei camionisti, sì. all, adesso non mi ricordo più a voi. Hanno quale bloccato tutto perché stavano bloccando dopo 20 giorni Forse esattamente bene. E qualcosa di simile è successo anche in Europa e sta accadendo in maniera molto inquietante per quanto riguarda i giornalisti liberi indipendenti che si occupano insomma, di tematiche scomode. È successo per esempio ad Alina, Alina Lip, una giornalista tedesca, e a un giornalista del Regno Unito, Graham Philippe che si occupano di sono cronisti inviati di guerra dal, dal Donbass e eh, si sono visti dai rispettivi governi conti congelati anche i conti di, di, di Paypal persino Alina Lip ha avuto il, i conti del padre anche bloccati proprio perché sono stati accusati insomma di fare eh, propaganda russa e, e tutto il resto quindi vedete che è un argomento delicatissimo e eh, qui dire? arriviamo adesso alle dolenti notte della esatto. categoria Ecco, e Vorrei mostrare il tuo ultimo libro che hai fatto. Ecco, eh, questo è, è I professionisti della disinformazione, quindi eh, le bufale più clamorose dei mass media. Ecco, Se vogliamo parlare di tutto il sistema che c'è intorno appunto all'informazione, tutto quello che viene creato, le fake news, eh, il debunking, insomma. Mh, Lascio sì. raccontare a tempo eh, il corollario, ecco, che, che noi conosciamo. Insomma, lascio fare a te che sei l'ospite ecco, parlarne ecco, di questi. Eh sì, questo è ormai è un fenomeno che secondo me è sempre più chiaro e sempre più sfacciato, perché negli ultimi anni si è strumentalizzata la battaglia contro le fake news cercando di far credere alle persone che la disinformazione sia soltanto online. Quando, come dimostro ampiamente in questo libro, i primi a non riconoscere una notizia vera da una falsa, a fare a promuovere disinformazione sono i <ride> Esatto, a fare anche propaganda, ehm, a diffondere, appunto, bufale persino inverosimili, insomma, eh, sfacciate. E vorrei ricordare, insomma, proprio l'inizio della, eh, della pandemia. Facciamo qualche esempio, ecco perché poi ci sono no, alcune perle. Guarda. Durante la pandemia ce ne sono state tantissime anche veramente assurde, eh, con, con persino notizie virtuali contraddittorie che si smentivano, così come anche le imposizioni che ci sono state, no? che sono state eh, assurde e, e contraddittorie. Ma recentemente, per esempio, per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, eh, di nuovo sfruttando la teoria dello shock, ma anche la tecnica della creazione del nemico assoluto che serve cioè a demonizzare eccessivamente il rivale il nemico il governo di turno no che è scomodo si generano delle, delle notizie false che poi a livello di propaganda bellica vengono sponsorizzate ma vengono anche riprese da, dai media di massa e quindi per esempio in questi mesi oltre anche al discorso delle liste di proscrizione, che è stato un fenomeno vergognoso perché lo abbiamo avuto anche in, in Italia. Ci sono stati, ehm, pensiamo alla stampa che è riuscita a inanellare delle fake news, addirittura a sbattere in prima pagina eh, delle fotografie false o totalmente okay. contestualizzate, come la fotografia della bambina con le treccine, il Kalashnikov e il Lecca-Lecca. Con la scritta resistenza eh, ucraina, e, e poi si scopre che quella fotografia era stata scattata dal padre della bambina prima che iniziasse sì. il conflitto: il fucile era scarico ed erano de de degli scatti, insomma, così non c'entravano nulla con, con il conflitto. Eppure la stampa, la, la, insomma, c'è stata quella smentita del padre, l'ha messa in prima pagina. Un'altra c'era stata sempre la, la prima pagina quando c'erano stati i bombardamenti, mi sembra su Donetsk, dove c'è quell'uomo che si vedeva con le mani eh, in, in faccia, dalla disperazione perché camminava insomma, in mezzo ai cadaveri perché c'erano stati dei bombardamenti, e quella foto totalmente decontestualizzata sempre sulla prima pagina della, della stampa eh, con degli articoli. Eh, a fianco che facevano credere al lettore che quei morti fossero eh, stati dai eh. bombardamenti russi mentre invece erano morti russofoni uccisi ai bombardamenti ucraini quindi Vedi questo voler ribaltare? Ma, ma questo a... fa paura, eh, comunque perché no. io, io mi metto nei panni, adesso noi siamo nella categoria, ma mi metto eh, dall'altra parte della barricata, cioè già c'è una fatica, su questo noi lo sappiamo che già anche nelle agenzie quando arrivano non si capisce, no, c'è difficoltà yeah. a riconoscere, quando arrivano le, le notizie d'agenzia non si capisce se siano vere oppure no, c'è difficoltà a riconoscere le fake. Succedono anche appunto di queste cose, ma io mi metto dalla parte del lettore o di chi segue, che ascolta, cioè, che strumenti ha per ehm, riuscire, cioè rimane veramente molto disorientato. e Io ah, dico no. sempre che dobbiamo imparare a prendere informazioni a 360 gradi sì. e non eh, appunto da una parte sola, e non da quello che è il sistema che noi chiamiamo mainstream, insomma, il sistema eh, generale ufficiale, ecco, i canali. No? E' yeah. è pur vero che poi però ci sono degli schemi ripetitivi anche nella diffusione di queste bufale, per esempio in guerra, quando c'è una guerra o un conflitto ci sono delle fake news che sono sempre ripetitive, per esempio in, questi, in queste settimane era stata data di nuovo una notizia identica, una notizia che si era eh, rivelata falsa nel 2011 che riguardava l'esercito di Gheddafi quando Hillary Clinton, riprendendo del, eh, anche qua delle notizie appunto... Uh, false aveva accusato Gheddafi di rifornire di Viagra i suoi soldati per stuprare le donne e quindi aveva accusato il governo libico di utilizzare lo stupro di massa come strategia militare il che non significa negare che ci possano essere in guerra degli stupri... O delle no, violenze, anzi, sappiamo che, venato, che sono eh, ci sono degli orrori. Esatto, la guerra è un orrore... Quindi. È un orrore... Ma il fatto di voler aggiungere dei dettagli per esacerbare questo clima... per demonizzare ancora di più il nemico... la stessa cosa sta avvenendo in queste settimane ed è già stata appunto smentita... nel senso che eh, si era creata di nuovo la notizia... ripresa anche dai nostri eh, media italiani... del fatto che l'esercito russo... Tasse di droghe di Viagra i suoi soldati per utilizzare come strategia militare lo stupro di massa no? ai danni di, di, di uh, donne, civili, anche eh, bambini ucraini. Di nuovo quando poi uh, la, la diciamo. Dirigente che, che, che aveva parlato di, di, di questa insomma di questa aveva lanciato questa accusa, è stata poi interpellata telefonicamente da uh, due personaggi legati al sito uh, Grey Ha Poi smentito dicendo che no, che lei comunque del Viagra non aveva nessuna evidenza, che c'erano delle indagini, però, insomma, si è già capito che era appunto una fake news esattamente come quella del 2011. Cioè, ci sono comunque del, diciamo, uh, dei let motive che eh, sono. Diciamo quelle, queste le, 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 bar, le variabili ecco, no, nell'ambito della comunicazione, tanto che i nostri amici si possano rendere conto ecco, che nella realtà della comunicazione ci sono appunto, degli aspetti di cui bisogna tenere conto. Conto e quindi eh, non possiamo cioè, sempre eh, consegnarci a pieno no, nelle cose che eh, ci vengono dette, cioè a credere nelle cose che ci vengono dette, perché dobbiamo metterci un margine ecco, e poi alla fine cercare di farci noi ecco, un po' un'opinione. Eh, perché purtroppo la realtà oggi è questa, cioè, abbiamo delle situazioni dove addirittura si, eh, sono, si è invertito il paradigma, nella comunicazione ci sono delle cose che sono verità che sono diventate menzogne, delle menzogne che sono diventate verità, no? questo l'abbiamo già visto e sperimentato. Purtroppo è una realtà di cui è bene ecco, esserne consapevoli, no? perché poi alla fine eh, quando ti piazzi davanti a un televisore, guardi un giornale e, così, e, e, e bevi, come si dice, no? tutto ciò che c'è scritto, eh, senza porti nessuna domanda, senza, quindi sei in una posizione, come dicevi tu prima, in no? rica passiva, cioè, noi dobbiamo cercare di essere partecipi attivi no? e soprattutto pensare che il sistema di comunicazione anche quello è un sistema che, avere, che può avere dei suoi, delle sue regole, può avere dei suoi progetti dietro, che cioè. può essere manipolato anche quello. D'altro canto c'è tutto il discorso dell'informazione, della propaganda, sono sempre stati fondamentali no? eh, da quando e sono iniziati hanno preso piede i mezzi di comunicazione da quando è nata la radio, da quando è nata la televisione, da quando è nato il cinema, no? Non dimentichiamo i telegiornali, no? Eh, al cinema insomma eh, non dimentichiamo eh, come la radio cioè, sia servita cioè io penso sempre che in certe stagioni pensiamo quella del fascismo e di tutto se ci fosse stata a disposizione quella la rete come c'è adesso non so che cosa sarebbe successo cioè, non... Sarebbe stata molto più, più tragica ancora, no? perché guardando come eh, le persone, no? le, le, la solita scena no? di Mussolini che parla al balcone con la folla che eh, osanna, sì, sì, andiamo in guerra qui, cioè, e, cioè, tu gli dici: Ma come è stato possibile no? questo vento di pazzia? E, eppure c'è stata anche lì un'operazione di ipnosi collettiva, no? quindi dell'ipnosi conversione, conversazionale, quella che è l'ipnosi della comunicazione, che viene usata Anche perché poi beh, conosciamo bene anche il lavoro di Gustave Le Bon su, sullo spirito delle, delle folle, sappiamo come insomma uh, le folle perdono anche la propria autonomia decisionale, no? quando Uh, si, si ritrovano, ma queste. Ma infatti, secondo me, e qua ritorniamo a quello che dicevamo molto prima sulla coscienza critica sul dubbio: uh, sì. dato che ci sono la comunicazione ha delle regole, delle sue leggi, degli schemi, se noi impariamo a conoscere. Queste regole le riconosciamo quando vengono esercitate, quando vengono utilizzate, e quindi possiamo anche difenderci da questi attacchi alla nostra mente. Per quello che eh, scrivo, racconto, cerco di spiegare, magari diventando anche pedante e ripetitiva, ma perché voglio che determinate, eh, determinati concetti passino e le persone li possano imparare e acquisire per potersi poi porre dei dubbi quando si ritrovano davanti a un certo tipo di informazione manipolata anche del, dei media eh, e, e nel momento in cui sono sorrette appunto dal, dal dubbio, si fanno delle domande magari riescono ad andare a trovare eh, delle informazioni libere, indipendenti, alternative su altre piattaforme e possono no, meditare una... Mh, una propria risposta diversa, bravissima, soprattutto in situazioni importanti, stringenti, drammatiche, tragiche come quelle che stiamo vivendo adesso, in modo da non farsi appiattire e smettere di bere tutto quello che, che, che ti dicono i media soltanto perché l'hanno detto i media, i media o i professionisti, professionisti dell'informazione, cioè quelli che si sono autoproclamati tali, sono immuni da, dalla menzogna. Non è assolutamente vero, anzi. Sì, infatti adesso è un tempo molto pericoloso, secondo me, sì. eh, quello che noi stiamo vivendo. Per quello che anche io, cioè, eh, con grande piacere, ho voluto eh, eh, ospitarti e eh, con il salotto, perché mi sono resa conto che eh, bisogna aiutare le persone. Sì. Bisogna aiutare le persone, perché non tutti, cioè noi siamo in questo settore, abbiamo fatto degli studi, abbiamo studiato la comunicazione e quindi cioè, queste cose non le conosciamo. Tu poi sei bravissima, perché veramente è da tanto tempo che ti dedichi a, a fare appunto questo lavoro di ricerca di cesello, di, eh, di, 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 di patchwork, no? di tutti i vari, ecco, i vari eh, aspetti che messi insieme riescono a dare una visione. E quindi io ho capito questo, che la gente oggi ha bisogno di essere aiutata, anche in questo tempo dove adesso abbiamo ancora la guerra, abbiamo ancora il discorso vaccinazioni, non vaccinazioni, cioè, è, è veramente un tempo difficile questo, quindi da una parte possiamo essere molto eh, centrati quando cioè, ci andiamo su una frontiera che è una frontiera più metafisica, più spirituale, dove cioè, troviamo comunque una... Che è quel substrato che ti dà la forza per affrontare le questioni della materialità, della realtà no? in cui noi viviamo. Però poi questa realtà la dobbiamo, dobbiamo cercare di conoscerla. E noi adesso, noi, noi che viviamo questa realtà, non facciamo eh, i monaci isolati in cima alla montagna, quindi cioè, siamo qua, siamo in questa realtà. Eh, magari cioè fossimo in una condizione non avremmo no, di, di questi problemi eh, ma noi dobbiamo fare i conti con questo, quindi dobbiamo avere la forza di vivere: intanto vivere, non sopravvivere, di essere anche sereni, di sorridere, di divertirci, di trovare da un punto di vista emozionale un appagamento, perché altrimenti è, è solamente paura e frustrazione, paura e frustrazione. E questo non va bene, no? Io vedo troppe persone che sono entrate in questo loop, no? Che tira giù verso la depressione, le persone che non vogliono più uscire. Che non Però noi dobbiamo fare i conti e, e dobbiamo guardare che cosa c'è intorno a noi. Ma basta guardarlo, insomma, se lo conosci non ti uccide, come diceva un vecchio detto dell'AIDS. No? Ti ricordi la campagna dell'AIDS? No. Se lo conosci non ti uccide. Ecco, dobbiamo conoscere per non farci uccidere nella nostra emotività, nella nostra pulsione di vita, no? perché altrimenti ci siamo già consegnati. Se stiamo tutti, no? ecco, allineati. E quindi davvero, rispetto a questo discorso dell'informazione dell che ha un compito notevole, no? cioè voglio dire il pressing che noi abbiamo tutti i giorni, tutti i giorni, no? ecco, dobbiamo cercare di avere appunto una posizione un po' più eh, critica, no? Vogliamo dare qualche consegno? Allora, io adesso voglio dire ai nostri amici la nostra amica Enrica domani mattina si alza <ride> prestissimo perché lei fa prima dell'alba. <ride> prima dell'alba perché fa la rassegna stampa, no? E quindi io le ho promesso che non l'avrei fatto fare tardi abbiamo anticipato appunto di mezz'ora questo salotto proprio perché non volevo eh, rispondere, cioè stavo guardando adesso, non volevo appunto eh, vorrei mantenere la mia eh, eh, va bene, qui ci sono un po' di commenti, i nostri amici. Eh, va bene, grazie. Vedo un po' cose che mh, avete scritto. Lo so, perché poi è bello, perché poi vedi che le persone, cioè le cose, comunque le vedono. Perché io vedo tanti commenti dove ti rendi conto che ehm, le persone sono sveglie, ecco. poi ce n'è una buona parte che eh, quella cosa lì non la vede, ma solamente perché non la conosce. E io in questo, di questo mi preoccupo e dico: ma forse bisogna aiutare le persone no? a conoscere, io non giudico. Cioè, dico e mi chiedo: ma eh, come si possono aiutare queste persone? Ecco, quello che possiamo fare noi è intanto far conoscere, far conoscere eh, questi aspetti, no? Perché eh, se noi non li conosciamo, tranquillamente diventiamo vittime di qualsiasi cosa. No? Quindi davvero dai, un ultimo, un ultimo tuo commento, ecco, rispetto a un futuro mh, di, di previsioni tue, cioè, va bene, anche rispetto con ecco, l'informazione eh, dai tu, anche, anche tu qualche consiglio ai nostri amici di come, insomma, come strutturarsi. E come, eh. Ma quello che dicevo prima è cercare di essere più cauti, ma in generale, cioè sia nel mainstream sia anche nella, nella controinformazione, cioè smettere di prendere per oro colato e versi qualunque cosa eh, si, si senta o si, si trovi, cioè cercare di essere dei soggetti appunto più. Uh, più svegli, uh, più critici, cioè esercitare il libero pensiero e la, la propria coscienza critica, essere meno passivi, anche cercare di non. Uh, ci sono molte persone che. Uh, credono a una notizia perché gli fa comodo, perché magari ideologicamente no, per altri motivi quella notizia può supportare il, il proprio sistema di, di credenze. Bisogna cercare di essere, secondo me, anche più sinceri e più obiettivi con se stessi. E oltre, poi, anche il mio invito è, cercare quello di, è proprio quello di imparare a conoscere. Le tecniche che, che utilizzano per, per difendersi, per immunizzarsi dalle balle del sistema, lavorare molto su, su se stessi, come dicevi tu, cercare di essere più centrati, più sereni, più equilibrati, perché poi anche determinati processi di condizionamento fanno meno presa se siamo più sereni, più equilibrati, se lavoriamo su, su noi stessi. Mentre invece, se siamo sbilanciati, automaticamente eh, si è più eh, facili prede. E anche più, più fragili. E poi il mio invito è anche quello, come dicevo proprio all'inizio, di cercare di eh, rimandare al mittente la divisione la frammentazione. No? Ci sono già eh, talmente tanta, c'è già tanta violenza, eh, tanta solitudine. Eh, tanta già frammentazione, e divisione, che cerchiamo di non dividerci anche da questa parte della barricata, anche perché molto spesso la pensiamo poi tutti allo stesso modo, eppure riusciamo comunque a litigare. A delle... Ah no, è tremendo. E eh, lo so. Alle volte... Perché lì poi viene fuori l'ego, c'è sempre il solito... Eh, di... bravissima, è proprio una questione di È dire. sempre il problema dell'ego. Quindi io mi immagino sempre... Uh, questi, tutti, tutti questi ego come tanti palloncini e di andare lì con degli spilloni a farli scoppiare, no? E mh, se riuscissimo a appunto a, a sminuire i nostri ego, cioè a ridurli, uh, a mettere da parte gli interessi personali, le antipatie, tutto il resto, in un momento così comunque urgente dobbiamo pensare a quello che serve: quello che serve all'uomo per salvarsi. Valizio. Bravissimo. Certo, certo. eh, a proposito di quel che serve all'uomo per salvarsi, voglio ricordare ai nostri amici che adesso noi siamo due torinesi. Siamo due torinesi. Allora, qua a Torino c'è, per chi è qua in zona, c'è un appuntamento eh, che voglio far vedere, però poi andate sul sito di Enrica, lì vedete. Tutte le cioè, tutti gli appuntamenti che lei ha anche in altre parti d'Italia, però qua a Torino c'è il 19 eh, novembre, è bello questo titolo questa stava, è, è una battaglia essa. spirituale sì. è una battaglia spirituale insomma qui ci sono un sì. po' di persone che in questo periodo hanno dato un po' un loro contributo proprio per cercare di salvare quello che noi dicevamo prima no? questa nostra umanitudine ecco, questo nostro diritto di continuare ad essere degli esseri umani ad avere ancora cioè, delle nostre libertà dei nostri diritti poi certo nessuno ha la verità in tasca, ah, tasca avremmo finito il nostro percorso se avessimo, esatto, avessimo sì, 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 nessuna abbiamo... verità in tasca e, e, e quindi cioè, e bisogna pensare che cioè, almeno c'è cioè, Cercare cioè, di scegliere quella, la strada che è quella più bilanciata, che è quella più equilibrata, che è quella che davvero ritorna poi sempre a noi a preservare la preziosità della nostra unicità, del nostro essere, delle creature meravigliose, con tutti i nostri difetti. Tanto questa non è la dimensione della perfezione, quindi è inutile che andiamo a cercare la perfezione in giro. Siamo tutti così, come dice una nostra amica, perfettamente imperfetti. No? Eh, e quindi accettiamoci questo, però cerchiamo di tenere la barra al centro, di preservare quelli che sono gli aspetti più importanti ecco, della nostra eh, realtà e della nostra razza, di quello che noi siamo, degli esseri umani con delle prerogative. E ecco, eh, a proposito di verità, guarda, io vorrei proprio chiudere con la, la frase che c'è in apertura del tuo ultimo libro, appunto. Dei, che è appena uscito da poco i professionisti della disinformazione, che vi consiglio di leggere, perché anche lì avrete modo di apprendere eh, delle cose. C'è cioè, questa ultima tua frase che è molto bella perché è del grande Tiziano Terzani, che dice che la verità è una terra senza sentieri. Eh? È bellissima questa sì. frase di, di Tiziano, che era giornalista, grande, illuminato. Eh, Molto, molto, cioè non so che cosa avrebbe fatto Tiziano di questo periodo. Avrebbe fatto battaglie molto secche, secondo me, per come era lui. No? Mm. Poi, certo, insomma, la sua vita l'ha portato a essere oltre. A, a certe questioni. Ecco, Assolutamente. Quindi, esempio, sì. e, e quindi, ecco, e, e quindi dai, con questo bel pensiero, eh, ci facciamo tutti quanti un'iniezione di, di speranza e di voglia di, di vivere e di fare delle cose belle e di preservare. Eh, la nostra identità e di usare soprattutto il nostro cervello Assolutamente <ride> non farcelo usare dagli altri. Ah eh? no, no, assolutamente mm. sì, perché tra l'altro ho letto un messaggio bellissimo di Massimo Giampaolo, perché noi siamo mm. potentissimi, è verissimo. Sì, il fatto sì. è che non lo sappiamo perché il potere ci vuole convincere che siamo impotenti, che siamo inerti, invece siamo potentissimi e se continuano a manipolarci è proprio perché il, il nostro consenso è prezioso e noi non sì. dobbiamo svenderlo, ed è per questo che dobbiamo anche avere una visione battagliera ma positiva del tutto. Bravo. Perché dobbiamo tornare a renderci conto che siamo potenti ma che lo abbiamo dimenticato. Bene, è benissimo, e noi ci rinfrescheremo molto la memoria leggendo i tuoi libri, come scrivono dei nostri amici, e qua così. Grazie. Marica. Enrica, grazie infinita. Grazie, Adesso grazie ti, lasciamo, te, ti, ti lasciamo andare a dormire, va bene? Quando grazie. vorrai, siamo qua. Se vorrai venire a raccontarci un È davvero po un po'. piacere. Grazie De, di te. Le tutto. tue ricerche. Grazie buona a voi, serata, anche, a ciao. <ride> grazie, ciao. Ciao Ciao, grazie. grazie, ti lascio andare a riposare subito. Eh. Grazie. E, e intanto io ringrazio voi cari amici. E... Ciao Erika. Ciao. E intanto io ringrazio voi cari amici perché. Anche questa sera ci avete seguito in tanti. Eh, io vi do appuntamento al prossimo mercoledì, al prossimo Salotto Di Anna. Non mancate, vi aspetto. Domani sera ci possiamo ancora ri ritrovare eh, in SOS per chi resta, il nostro appuntamento mensile eh, insieme a Daniela Muggia, eh, eh, dove affronteremo un argomento molto interessante e molto. Molto utile e molto caro a, a chi vive l'esperienza, della, della perdita eh, di un parente, di un, insomma, di, di un amico, di una persona cara. Ecco. E quindi l'elaborazione del lutto nel primo anno ecco, dal distacco di una, di una persona cara. E quindi sarà anche quello un, un appuntamento importante ecco, da, da seguire domani sera. Che, e a piacere, domani sera l'appuntamento è alle 21.30, non alle 21 come questa sera e, e quindi io vi aspetto a, a domani sera. Grazie infinite di cuore, grazie per averci scelti.